Buonasera, benvenuti come ogni settimana a Soldi Nostri. Il tema di questa settimana è i prestiti. È importante ciclicamente anche tornare a tracciare un po' il bilancio, il quadro, la fotografia di quello che sta succedendo sia sui mutui, che è un tema che interessa sempre tutti, perché le condizioni evidentemente cambiano, ma anche sui prestiti personali. E allora lo facciamo con Luigi Pace, direttore centrale di Compass del gruppo Mediobanca. Ben trovato Luigi. Buonasera a te e buonasera ai vostri telespettatori. Leopoldo Gasbarro, che è in collegamento da non so dove nell'etere, ma da una delle dei nostri studi in giro per il nord Italia. Ciao Leopoldo. Dario, li sto provando tutti, sono a Genova questa sera. Ciao, ecco, sì, ciao, buonasera a tutti. Firenze, Bologna, ma tu sei un giornalista itinerante. Tra poco, non so se sia già pronto, Roberto Anedda di Mutui Online, che ci aiuta spesso a districarci. Eccolo qua, Roberto, ciao, buonasera. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, direi di partire da una considerazione generica, Leopoldo, perché tutto sommato comunque comprare una casa, chiedere un finanziamento, indebitarsi in generale può essere interpretato anche come un segnale di fiducia, certamente è uno dei motori dell'economia, no? Sicuramente, Dario. Poi viviamo in un momento di mercato in cui sono usciti i dati proprio ufficiali la settimana scorsa di Banca d'Italia e di Istat, che dicono che gli italiani mediamente sono il popolo privatamente più ricco tra quelli più industrializzati, quindi il confronto con Stati Uniti, Giappone, Francia, Inghilterra ci vede primeggiare in questa direzione. Tutto sommato però gli italiani non stanno spendendo i loro soldi, anche perché nel momento in cui chiedono prestiti e soprattutto mutui in questa fase storica, da qualche anno a questa parte, con i tassi che sono scesi tantissimo, per certi versi è meglio in alcune considerazioni, in alcune condizioni, prendere un prestito o prendere un mutuo piuttosto che utilizzare i propri soldi. Certo che bisognerebbe fare in modo poi che anche il denaro che si tiene accantonato e investito sia produttivo, perché altrimenti il gioco non vale la candela. Sta di fatto che però con tassi così bassi, soprattutto sui mutui, si possono spuntare delle condizioni anche di lungo periodo estremamente favorevoli. Una cosa importante è naturalmente andare a vedere mutuo per mutuo, prestito per prestito, tutte le condizioni accessorie, ma credo che di questo gli ospiti che è in studio sono ancora più esperti di me nel valutare correttamente i costi di tutta l'operazione, sì, perché non è soltanto una questione di tasso. Sui mutui ci dice tutto, perché sembrava che i tassi dovessero un po' rialzarsi, invece sono scesi di nuovo, insomma chi ha scelto il fisso può magari mordersi le mani, ma magari anche no. Però con Luigi Pace, direttore centrale di Compass, vorrei anche tracciare un po' il bilancio, no, di quello che sta succedendo nel credito al consumo, che poi viene utilizzato per i fini più diversi. Più in generale, Luigi, che cosa sta succedendo dal vostro osservatorio in questa fase economica abbastanza complicata per il nostro paese, anche se siamo tecnicamente usciti dalla recessione, diciamo così? Beh, molto corretto quello che dici, Dario. Il credito al consumo tipicamente segue gli andamenti dei consumi delle famiglie italiane e devo dire ci sono stati un paio d'anni, il 2016, il 2017, in cui ha avuto una vera esplosione e questi dati di grande crescita, abbiamo raggiunto un picco del 17% di maggiori erogazioni anno su anno, seguiva perfettamente la curva dei consumi delle famiglie che purtroppo, e questo è un dato ormai consolidato, ha subito un calo già a partire dal 2018 e nel 2019 l'aspettativa è che siano praticamente pareggiati rispetto all'anno precedente. Se consideriamo anche l'inflazione possiamo dire che sono in leggera contrazione. L'utilizzo del credito al consumo, che è tipicamente qualcosa a cui si ricorre quando si vuole un po' alimentare un progetto di crescita, vuoi per acquistare un'auto, vuoi per acquistare componenti di arredo o anche per progetti più importanti per la famiglia, per studiare persone familiari all'estero, certo, segue esattamente lo stesso trend. Quindi l'aspettativa è, dopo aver fatto dei buoni anni di crescita, il 2019 probabilmente registrerà un più 3%, 3,5%. Magari possiamo vedere, ecco, perfetto, grazie alla regia della grafica, possiamo vedere i primi dati che ci... Sì, questi sono i dati dei primi tre mesi. I primi tre mesi tipicamente sono mesi più esplosivi rispetto al complessivo dei 12, per cui cioè, abbiamo... perché inizio anno uno è più fiducioso, no? Sì, è vero, è verissimo. Mi indebito a gennaio, c'è tutto l'anno davanti, è corretto, cosa può succedere? È corretto, quindi abbiamo registrato nei primi tre mesi dell'anno quasi un 7% anno su anno, che chiaramente lascia ben sperare. Poi sappiamo che in realtà nel corso dell'anno i dati tendono a stabilizzarsi. È interessante notare che il numero delle operazioni, quindi il numero dei prestiti fatti, è cresciuto di più del valore,
Questo significa che la gente sì, si sta indebitando, ma con importi più piccoli. Quindi questo è un buon segnale, immagino. È un buon segnale, è legato al fatto che il clima di fiducia sia un po' contratto e quindi piuttosto che esporsi per cifre importanti, certo, si riducono le cifre in modo tale che... Però magari aumenta il volume. Però aumenta il volume, cioè quindi la quantità di famiglie che si impegnano, ecco, in un prestito è cresciuto sicuramente nel tempo. Roberto Anedda, cosa sta succedendo, Roberto, sul fronte dei mutui? No? Perché abbiamo letto un po' in queste settimane, sembrava che si dovesse andare incontro ad un rialzo dei tassi, qualcuno ha provato a ripararsi sul tasso fisso, invece i tassi sono scesi di nuovo, magari conviene più il variabile. Dici qualcosa. Sì, come hai detto tu, le aspettative di fine anno scorso, con la fine del quantitative easing e l'eventualità di una ripresa economica più stabile, avevano fatto pensare a un rialzo dei tassi. Alcune banche tra l'altro si erano già mosse alla fine dell'anno scorso in tal senso, e tuttora hanno tenuto i tassi più alti rispetto ai minimi dell'anno scorso, ma invece da marzo in poi Draghi ha cambiato un po' lo scenario prospettico, ormai fino a fine anno, tranquillamente, se non anche per una parte del 2020, possiamo aspettarci un costo del denaro ai minimi come quello attuale, e questo ha quindi riaperto la possibilità per le banche di abbassare nuovamente, almeno quelle che l'hanno fatto, i tassi, soprattutto per quanto riguarda i tassi fissi. Incredibilmente adesso abbiamo tassi più bassi ancora dei minimi che si erano toccati nell'anno scorso, e si è quindi ridotto ulteriormente anche il differenziale tra fissi e variabili, questo un po' anche per tranquillizzare coloro che per un motivo o per l'altro o avevano già scelto un fisso negli anni scorsi o stanno pensando di sceglierlo. Intanto sono in buona compagnia, perché l'85% abbondante dei mutui che vengono erogati sono ormai erogati da quasi 2 anni a tasso fisso, proprio per il fatto che i tassi sono bassissimi, sono sotto il 2%, addirittura a 20 anni si possono spuntare condizioni. Sì, stiamo vedendo questo bel grafico che terrei, Roberto, lo commentiamo insieme, e cioè la curva sostanzialmente dei rendimenti negli ultimi, a partire dal 2006, quasi 15 anni. Sul rosso abbiamo il tasso variabile ad 1,088%, lo segnalate, 1,85% il fisso. Diciamo che in generale comunque prosegue una fase che dura ormai da qualche anno, ma siamo ai minimi più o meno adesso. È il momento, se c'è un momento, chiamiamolo buono tra virgolette, per indebitarsi, per fare un progetto, è probabilmente questo, che prosegue a dispetto di quello che si poteva pensare. Sì, sicuramente, cioè, proprio questa prospettiva permette di fare dei piani anche più a lungo termine, quali inevitabilmente sono quelli dell'acquisto di un immobile, e come dicevate giustamente prima, ad un costo che comunque contenuto, è che in tutti i casi rende tutto sommato conveniente indebitarsi, anche se i soldi uno ce li ha, perché nel momento in cui impegna tutto il capitale, una parte importante del capitale a disposizione, e su un'operazione, soprattutto quella dell'acquisto di una casa, certo, non è un capitale che si smobilizza dall'oggi al domani. E quindi potersi finanziare a un costo così contenuto, che vuol dire che alla fine la componente di rata che io pagherò mese dopo mese di interessi è veramente minima. Ma sì, che il costo effettivo, essendo diluito in 20, se non addirittura 30 anni, è veramente minimo rispetto al vantaggio di poter mantenere il mio capitale a disposizione, sia per far fronte a eventuali altre esigenze della famiglia, sia anche ad eventuali imprevisti. Sì, era per questo che Leopoldo Gasbarra, che vuole andare sul tecnico, prima diceva che gli italiani hanno una ricchezza privata notevole, che a volte conviene indebitarsi con le istituzioni finanziarie piuttosto che utilizzare i soldi propri, che possono invece remunerare in misura maggiore. Ma rimarrei più sul generale, Leopoldo. Comunque è importante, no, che le istituzioni finanziarie tornino a fare credito. Spesso se ne parla del fatto che siano diminuiti i prestiti, che i tassi siano più elevati, che l'economia potrebbe risentirne. Invece il fatto che siano bassi, che Draghi li abbia mantenuti bassi, è un buon segnale, almeno prospettico, per l'Italia. Per le imprese e per le famiglie sicuramente, se arrivasse il denaro. Per il sistema, l'idea che Draghi è stato costretto a mantenere i tassi molto bassi e a dire che continuerà a farlo almeno finché ci sarà lui, perché ormai è in scadenza di esercizio, questo non è una buonissima notizia per il mercato europeo. Significa che ci sono paesi come il nostro che sono ancora
in forte difficoltà. Sta di fatto che però le persone che devono fare delle scelte, dei progetti di vita, soprattutto di lungo periodo come quello dell'acquisto di un immobile, oggi hanno la possibilità di farlo con un certo. costo del denaro talmente basso che gli permette nel lungo periodo di fare delle scelte più importanti e più in linea con quelle che sono le loro aspettative. Dicevo prima, è fondamentale però non guardare soltanto al tasso di interesse. Quello che è importante è un altro parametro, a mio avviso, è valutare la rata nel suo complesso, perché il confronto tra rata e rata ci permette di mettere all'interno del paragone che noi facciamo fra i vari mutui che vengono erogati dalle varie strutture finanziarie, ci permette proprio di valutare tutti i costi accessori, che certo. se prendiamo uno per uno, una persona normale fa fatica ad analizzare. Ecco perché, così come per il risparmio, anche in questo caso, visto che il mutuo soprattutto, al di là del credito al consumo, che ha delle scadenze tecniche decisamente inferiori, ma il mutuo è un progetto che oggi si sviluppa addirittura oltre i 20 anni, no? Ci sono mutui che durano 25-30 anni, perché poi quello che tecnicamente... Tu quale hai, Leopoldo? Io ne ho un mutuo che scade fra 15 anni, ah, ma vabbè, l'avevo preso 10 anni fa circa. Devo dirti pure che io sono sui 30, figurati. Quello che è importante è considerare anche che questa situazione di mercato, soprattutto anche di difficoltà delle banche, ha portato molte banche a ridurre notevolmente la parte di mutuo che viene erogato in funzione dell'immobile che viene acquistato. Che cosa significa? Loro lo chiamano tecnicamente LTV, cioè la parte di capitale che loro sono disposti a darti in funzione dell'immobile che tu stai comprando. No, ti interrompo solo per un istante, perché sì. giustamente la regia ci fa vedere che i mutui erogati per durata in viola 30-40 anni, che è quello certo. di cui stavi parlando, in arancione 25 anni, 20 anni e la fascia verde mi pare che sia quella più scelta e calcata un po' da tutti, 15 anni direi che sono i più fortunati, quelli che hanno più fiducia nel ripagare il prestito in tempi brevi, sono pochi quelli che fanno mutui a meno di 10 anni. Su questo aspetto qui sì. bisogna fare estremamente attenzione, perché magari su una durata così lunga uno sembra paghi molto meno, no? Perché vede una rata abbassarsi notevolmente, però bravo, se andiamo spiegalo a fare velocemente il computo, che poi vado da Nedda, il computo della capitalizzazione di tutto quello che paghiamo, naturalmente alla fine non è detto che il costo sia molto inferiore rispetto a quello che avremmo fatto certo. su una durata minore. Qui dobbiamo affidarci a dei professionisti, perché è un progetto di lunghissimo periodo, non possiamo farlo senza alcuna cognizione di causa, perché non stiamo ragionando su un prospetto a un anno, a due anni, a tre anni. Chiaro, qui ci stiamo Leopoldo, impegnando per la vita in alcuni casi. Il tuo discorso è chiaro, torno da te, ma su questo aspetto però voglio rimanerci un istante. Roberto, Anedda, rapidamente, che cosa bisogna guardare quando si sceglie un mutuo? Certamente il tasso, abbiamo visto tutti i grafici, però c'è un indicatore sintetico di costo, no? Che bisogna guardare per poter valutare nel complesso l'offerta della banca. Esatto, no, Gasparro ha toccato due punti molto importanti. Uno, proprio il fatto di non limitarsi unicamente al tasso e alla rata, ma vedere complessivamente questo indice sintetico di costo, che poi anche il TAEG più notoriamente utilizzato anche per i prestiti, visto che si parla anche di prestiti, e che permette effettivamente di mettere in classifica, un po' come si fa anche sul sito di Mutui Online, i mutui e capire effettivamente quali sono i più convenienti e capire anche meglio come farsi i conti delle spese complessive a cui si va di fronte. Quindi quando si sceglie il mutuo è importante anche paragonare per vedere che tra le migliori offerte, quelle anche se non le peggiori, insomma quelle medie, già i differenziali sono notevoli, si parla di un mezzo punto abbondante, che vuol dire già diverse centinaia di euro all'anno in più di puri interessi che si pagano ad una banca rispetto ad un'altra, se non si sceglie adeguatamente, quindi anche una scelta oculata è importante per evitare di pagarne il debito, diciamo, per 20 o addirittura 30 anni. E l'altra cosa è quella della consulenza, cioè quindi non limitarsi a farsi un'idea, un fai da te, anche una volta fatti i confronti, ma interpellare dei consulenti, che poi anche attività come la nostra possono mettere a disposizione, o le banche stesse, per ragionare rispetto alla propria esigenza, certo. quindi capire se tra una durata breve o una più lunga quale può essere più adatta rispetto al capitale di vita. E anche perché effettivamente quando ci si indebita per tanti anni per fare una scelta potenzialmente di vita bisogna anche misurare i soldi, no? Perché più le scadenze... Assolutamente, bisogna tener conto non solo di quell'uscita ma anche di tutto quello certo. che si andrà a certo. contenere in futuro. È bene specificare, ed è giusto specificare, che se fai un mutuo per 30 anni la rata è certamente più bassa rispetto a 15, ma questo implica tante altre cose.
soprattutto sul fronte poi anche degli interessi che si pagano. Però con Luigi Pace volevo discutere di, questa è una slide che piacerà molto a Leopoldo Gasbarro, i progetti programmati per l'anno in corso, perché dal vostro osservatorio avete visto sostanzialmente il perché a Compass vi chiedono la macchina, altre volte invece perché vogliono far studiare i figli, perché vorrebbero fare un viaggio che non hanno magari mai potuto fare. Cosa osservate, cosa vedete? Ma devo dire che è cambiato tantissimo rispetto agli albori. Il primo finanziamento Compass l'ha fatto 60 anni fa per l'acquisto di una stufa a carbone. E oggi ovviamente le stufe a carbone non si vendono più. E magari un pannello fotovoltaico. Magari un pannello fotovoltaico, e c'è stato un periodo in cui andavano per la maggiore. Poi in realtà l'esplosione c'è stata intorno agli anni 80-90, e la cosa che veniva finanziata di più erano le auto. Ancora oggi rappresentano forse un terzo dei finanziamenti del credito al consumo. Oggi però si finanzia un po' di tutto, dalle cure termali all'acquisto di elettronica di consumo, telefonini, televisori, frigoriferi, anche all'acquisto di viaggi o... Mi piace quella in basso, scusami se ti interrompo perché poi rientriamo in studio, avere un figlio. Beh, giusto, perché comunque sì. Bisogna avere anche il coraggio nella vita, non c'è cosa più bella, credo, e indebitarsi per avere un figlio trovo che sia tra le cose più nobili, no? Più sane, più nobili. Forse voi diventate anche un po' meno selettivi, restrittivi quando uno vi confessa, perché poi avrete anche una parte un po' di rapporto psicologico, se vogliamo, no? con le persone, con le controparti. Te lo confermo, Dario. Devo dire che non è nelle nostre corde quello di chiedere la finalità per cui ovviamente il prestito viene richiesto, a meno che non ci sia una finalità in implicito, perché se lo prendo quando sto comprando un frigorifero è certo. Ovvio. E, devo dire che questo è un trend molto recente, quello di investire per la cura della persona, quindi per il proprio benessere, vuoi che siano viaggi o cure termali o anche cure estetiche, investire sulla salute, quindi cure dentarie o altro, e ancora più recentemente cose, se vuoi, ancora più nobili, come tutto ciò che serve per poter avere un figlio o per poter avere un progetto per il futuro della famiglia su cui vale la pena veramente, veramente investire. È chiaro che sono numeri piccoli in questo momento, ma sono numeri nobili, come hai detto tu, e quindi noi ci crediamo molto e spesso sono anche legati a scelte molto sane. Capita che un prestito venga chiesto per rifinanziare un debito già in essere, che non è una cosa sana, perché significa che è una famiglia che sta vivendo nel debito già da tanti anni. Però magari si può abbassare il tasso rispetto a prima, sfruttare il momento. Certo, no? Questa è una finalità corretta e quindi moltissimi clienti lo fanno. È chiaro che quando la finalità è per un progetto di crescita è ancora più sana e quindi è corretto che... Se rivediamo il grafico di prima, avere un figlio, certo, però anche fare un master, un corso di formazione, imparare le lingue, insomma, a volte davvero, Leopoldo, la leva del finanziamento può portare ad una crescita economica, però può anche portare, ed è una cosa da sottolineare, ad una crescita culturale. Direi che ce ne abbiamo molto bisogno. In alcune direzioni sicuramente, però se guardiamo bene quella grafica, sì. E faccio riferimento ad una recentissima anche analisi che ha fatto il Censis a livello nazionale, noi stiamo utilizzando molto di più i finanziamenti per acquisti di beni poco durevoli. Noi abbiamo visto il telefonino, la televisione, la vacanza nell'immediato. Cioè, quello da tanti anni ormai. Sì, l'italiano sta facendo delle scelte che sono poco programmatiche, ce ne sono anche di quel tipo e sono soprattutto quelle legate alla parte immobiliare, ma anche su quello ci sarebbero tanti aspetti da analizzare. Però l'analisi che facciamo è che noi siamo tempestati da messaggi che ci fanno vivere tutto oggi e tutto subito, per cui tutto quello che noi vogliamo fare è incrementare il nostro tenore di vita nel durante, il miglior cellulare che c'è sul mercato, mentre potremmo accontentarci anche di altri strumenti a seconda delle esigenze e delle situazioni che viviamo. Sta di fatto che però l'indebitarsi per beni poco durevoli, al di là di quelli nobili di cui parlavate un attimo fa in studio, invece rappresenta una delle analisi sociologiche che andrebbero in questo momento effettuate, perché tante famiglie alcune cose non dovrebbero o non potrebbero permettersi e poi alla fine fanno certo. La cosa opposta. Quindi stiamo attenti anche dal punto di vista dei messaggi che trasferiamo quotidianamente, perché tutti siamo concentrati sull'oggi e poi quando ci ritroveremo nel futuro a far riferimento a cose importanti come può essere la previdenza, ne abbiamo parlato altre volte, noi dobbiamo abituarci a mettere da parte un po' di più. Come società italiana stiamo spendendo probabilmente più di quello che ci possiamo permettere di spendere,
perché il fallimento del welfare nazionale, il fallimento dei sistemi previdenziali potrebbe incidere sulle nostre vite future più di quanto la mancanza di un cellulare incida oggi. Quello è un tema che certamente torneremo, quello della previdenza è un altro dei temi che ciclicamente riaffrontiamo, no? Perché è sempre interessante, risponde a tante domande. Roberta Nedda, prima di salutarti, 30 secondi, comunque per chi ha un mutuo ancora in essere in questa fase, se vuole sfruttare, diciamo, i tassi ancora più bassi di prima, c'è sempre l'ipotesi della surroga, e poi ti saluto. Sì, nel caso che non abbia ancora sfruttato l'occasione è sicuramente il momento di farlo, dopo i tassi sono assolutamente favorevoli e quindi rispetto a tutti i tassi avuti finora c'è la possibilità di spuntare nelle condizioni più favorevoli e quindi risparmiare qualcosa rispetto alla rata che si sta pagando. Roberto Nedda, Muti Online, come al solito. Roberto, ciao, grazie mille per essere stati con noi. Volevo con Luigi Pace terminare sul finanziamento come strumento a supporto delle vendite, a rate o niente, perché a volte chi vi chiede un prestito acquista un bene in maniera, diciamo, complementare, direttamente correlata, solo se arriva il prestito stesso, ecco qua, perfetto, altrimenti no, se non venisse erogato il prestito il 78% delle persone non comprerebbe quel bene, quel progetto o sì, quel fine. Te lo confermo, Dario. E vorrei aggiungere, prima di rispondere alla tua domanda, un elemento, sì, forse un filo in contraddizione con quanto diceva Leopoldo. In realtà spesso il ricorso al prestito, e consideriamo che in molti casi, soprattutto sulle grandi superfici, si trova il tasso zero. Nel 70% dei casi i prestiti vengono erogati a tasso zero, quindi è come se fosse una dilazione di pagamento. È un modo per le famiglie per programmare e cadenzare una spesa che magari non possono sostenere in quel momento. Non tutti hanno dei redditi ciclici, no? Di fine mese, come se fossero dei dipendenti. Quindi è un modo per organizzare. Il lavoro è sempre più frammentato, onestamente. Il lavoro è sempre più frammentato, lavori stagionali, lavori temporanei. Quindi è un modo per programmare una spesa che altrimenti non si potrebbe sostenere. E la tavola che hai fatto vedere è proprio lo specchio di quello che stiamo dicendo, proprio perché alla fine circa il 78% dei clienti, se non fosse disponibile il finanziamento sul punto vendita, a quel punto o rinuncia o rimanda l'acquisto, proprio in un momento in cui magari può permetterselo. E questo certamente potrebbe... No, poi avere anche delle ripercussioni sull'economia, perché tutti sappiamo che i consumi di fatto sono il motore, no? La leva per far ripartire l'economia in un momento in cui il nostro paese francamente ne avrebbe bisogno. Purtroppo siamo arrivati in conclusione. Luigi Pace, direttore centrale Compass, grazie Luigi per essere grazie stato a te e per a trovarci a soldi nostri qui su TG24. Ciao Leopoldo, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, non abbiamo più tempo, ma tanto torni. Volevo solo farti i complimenti, che so che sei diventato il nuovo direttore di Wall Street Italia, quindi complimenti, ti leggiamo. Grazie Dario, grazie. Ciao Leopoldo, ci vediamo la prossima settimana e con soldi nostri, come al solito. Grazie.